Buonasera a tutti, anche stasera facciamo un aperitivo insieme? Bene, io direi che partiamo subito perché altrimenti diventano video lunghissimi e sono anche un po' così, devono essere un piacere da vedere, non devono essere lunghi. Allora, tre rondelline di zenzero, ok? Le mettiamo nel nostro barattolo che ci serve per shakerare, che abbiamo battezzato shakerattolo. Con una chiappa miele, voi se avete il pestello ancora meglio, andiamo a pestare per benino il nostro zenzero e facciamo fuoriuscire il succo in modo tale che ci dia il suo bel pizzicore piacevole. Ok, fatto questo, mettiamo nel nostro shakerattolo il ghiaccio. Sono stata esagerata anche perché poi ci serve, eccolo così. E poi andiamo a prendere 2 centilitri di sciroppino dal barattolo delle amarene. So che ce le avete le amarene perché comunque state facendo torte, torte, torte aiosa. E comunque è un prodotto che al supermercato troviamo. E come? Allora mettiamo 2 centilitri di questo sciroppino di amarena, eccolo. Direttamente quello in cui sono immerse le amarene, va benissimo. Poi mettiamo 2 centilitri di vermut. Io uso un vermut sardo di un amico simpaticissimo e ne metto 2 centilitri. E siamo ancora in Sardegna con un bel gin profumatissimo. Sardegna, quindi nella botanica. Mirto, non può mancare. Buono, buono, buono. E andiamo a mettere anche 2 centilitri di un bitter. Io qui uso un bitter che mi piace molto in questo drink perché comunque ha anche quella nota profumata, fruttata. Voi potete usare quello che avete e il più commerciale sappiamo che è questo. Dobbiamo imparare cosa sono i bitter, eh? E ne mettiamo 2 centilitri. Perfetto, nel nostro shakerattolo poi andiamo a mettere invece 8 centilitri di succo al mirtillo. Quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo il nostro shakerattolo. Lo chiudiamo bene senza fare disastri come al mio solito e shakeriamo. In questo modo lo zenzero andrà a profumare e a dare il suo tocco a tutti gli altri ingredienti. Si incontreranno il mirtillo e l'amarena e il mirto che abbiamo in entrambi i nostri prodotti sardi. Profumo. E andiamo a versarlo nel nostro bicchiere. Piano piano, bicchiere già pronto con il ghiaccio. Così non facciamo i danni, pianino, pianino. Colore carino, simpatico. Abbiamo sempre detto, anche l'occhio vuole la sua parte. È importantissimo. È importante il colore dei drink, il profumo, ma sempre per quello che riguarda un aspetto visivo, una decorazione graziosa. Abbiamo messo le amarene? E allora ho fatto una sorta di spiedino con 2 amarene e un piccolo zest di arancio. Facile, no? Facilissimo, direi. Allora, abbiamo detto, ieri sera vi ho lasciato. Aspettate che lo assaggiamo. È facile, vero? Penso che tutti i drinkette che stiamo facendo sono molto semplici e con cose che tutti possiamo avere in casa. Ora lasciamo stare le marche dei prodotti, saranno differenti, però il risultato sarà molto 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 simile. D'altra parte non possiamo muoverci, andare in giro a comprare questo, l'altro, l'altro. Wow. Benissimo, dopo mi faccio 2 tartinelle e sono a posto. Ieri sera ci siamo lasciati parlando di futurismo e di futuristi, soprattutto di 2 nomi che sono stati a Verbania. Uno nato a Verbania, Fedele Azzari, l'altro è il Boccioni. A questo proposito, io vi volevo consigliare questa lettura molto 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 bella. Una parentesi luminosa. Sapete
Si tratta di un libro che parla della storia d'amore, come vi dicevo, del Boccioni, grande esponente futurista che visse all'isolino San Giovanni, qui a Pallanza, con Vittoria Colonna, principessa di Teano. Ve lo consiglio vivamente, è una parte della nostra storia. Con questo io vi saluto. Abbiamo usato due prodotti sardi e vi lascio con, visto che c'è la luna piena, spunta la luna dal monte. Berintonen derutillu. Non lo so se l'ho detto giusto, però è un omaggio a voi, amici sardi. Ciao, a prestissimo!